100, 200, 300, 400 euro, 1000 euro. Credo proprio che il Carlo abbia dato alla testa. Le 100 lire Minerva valgono veramente una fortuna, come viene detto online? Se volete la risposta secca e diretta, in realtà no. Però dipende, e ne parliamo in questo video, perché sì, esistono dei casi dove queste monete hanno un discreto valore. Ma vi dico già, no, queste monete che hanno un discreto valore non le troverete sicuramente nel cestello di monete trovate a casa del nonno o i risparmi di famiglia messi da parte quando c'erano ancora le lire. È praticamente impossibile. Il 100 lire Minerva è una moneta coniata durante la Repubblica Italiana a partire dal 1954 sotto forma di moneta di prova ed è stata realizzata nella versione del primo tipo fino al 1989. Dopodiché, a partire dagli anni 90 fino al 1992, è stata realizzata questa stessa moneta con questa raffigurazione in una versione più piccolina, che però non ha riscosso particolare successo. Il 100 lire Minerva rappresenta al rovescio la Minerva stante a sinistra presso un albero di alloro tra lire 100, R e nell'esergo la data. Al dritto invece troviamo la scritta Repubblica Italiana, la testa Muliebre laureata a sinistra e in basso Romagnoli e Giampaoli. Questa moneta è stata coniata in milioni e milioni di pezzi ed a partire dal 1968 è possibile trovarla all'interno di confezioni predisposte da privati o dalla zecca stessa. Di conseguenza, le monete successive al 1968 non hanno un particolare valore numismatico. Parliamo di monete che valgono tra il 50 centesimi e un euro in fior di conio. E se vi state chiedendo ma cosa vuol dire fior di conio, splendido, BB, SPL, cosa significa? Vi lascio qui sopra un video che vi spiega nel dettaglio cosa significano tutte queste cose, gergo tecnico, gli stati di conservazione. A partire dal 1968 esistono sì delle monete che hanno un valore all'interno delle 100 lire Minerva, pensiamo ad esempio a varianti o errori. Varianti, per dire, la 100 lire Minerva 1987 con il 7 della data ad uncino è una moneta che può arrivare da catalogo fino a 50 euro in fior di conio. Possiamo pensare anche alla 100 lire Minerva 1972 con la stanghetta dopo la data, che possiamo trovare qui, però solo dell'anno 1972, dopo il 2 presente una stanghetta, e questa è una moneta decisamente importante che in fior di conio arriva addirittura ai 600 euro da catalogo. Prima del 1968 troviamo invece monete decisamente interessanti, perché questa moneta ha circolato tantissimo, anche se è stata coniata in milioni e milioni di pezzi. Per le alte conservazioni parliamo fior di conio, quindi non la moneta che trovate nel cassetto del nonno, ma una moneta perfetta con tutti i rilievi, con i fondi perfetti. Questa ad esempio non è una moneta in fior di conio, queste sono le classiche monete che si trovano all'interno delle ciotole e non sono in fior di conio. Queste non sono monete in fior di conio. In fior di conio, escludendo la prova del 1954 del 100 lire Minerva, che da catalogo arriva a costare 3000 euro, e ricordo, le valutazioni da catalogo non sono poi le effettive valutazioni di mercato. Il catalogo dà una vaga indicazione del mercato collezionistico, poi però il mercato è qualcosa di a sé stante. Il 100 lire che ha più valore è il 100 lire del 1955, che arriva a costare da catalogo 650 euro in fior di conio. Conio appunto che non si trova all'interno delle monete che si trovano comunemente in casa. Abbiamo poi il 100 lire del 1956, 57, 58, 59, 60, 61, 62 fino al 67, che comunque mantengono buoni valori. Ad esempio in fior di conio il 100 lire del 1956 150 euro, il 100 lire del 57 300 euro, il 100 lire del 58 400 euro,
e così andando avanti 4,50, 3,50, 350 e 200. Però rispetto a quanto vi dicono certi fuffaguru della numismatica, queste monete sono praticamente impossibili, non dico che sia impossibile, la possibilità c'è sempre, ma è praticamente impossibile, una percentuale bassissima, di poterle trovare all'interno delle monete rinvenute a casa. Queste sono monete per lo più molto comuni da trovare in basse conservazioni e prima del 1967, 1967 incluso, sono monete difficili da trovare in condizioni perfette, perché parliamo comunque di una moneta realizzata in un materiale particolare, l'acmonital, dal peso di 8 grammi e da un diametro di 27,8 mm. Questo è un materiale che con la circolazione tende a graffiarsi molto, a perdere i rilievi. E vi dico un dettaglio molto importante che si guarda così a prima occhiata per capire se la moneta sia in alta conservazione o in bassa conservazione è questa rosetta posta sul vestito di Minerva. Questa rosetta deve essere perfetta, deve essere in conservazione perfetta, e questo è un dettaglio del rilievo che viene usurato facilmente dalla circolazione. In questo caso questa è una moneta del 1980 che, come dicevo, è stata prodotta dalla Zecca ed è facile da trovare all'interno di confezioni ufficiali ed ha la rosetta praticamente integra. È un po' usurata, ma comunque la rosetta c'è. Questa è una moneta del 1964, la rosetta è presente ma è molto molto usurata e si vede benissimo la differenza. Questa è una rosetta meno usurata, questa invece è una rosetta molto molto più usurata, e in questo caso già così si può dire che questa non è una moneta in fior di conio. Poi si possono vedere sicuramente i rilievi dell'orecchio, i capelli, tutte le foglie di alloro, i segni sul collo, guardate quanti segni presenta questa moneta, le fogliette d'alloro, le dita della mano, il dettaglio sicuramente dell'elmo e poi anche tutto il bordo, che non deve presentare colpetti, però già così vedete che è una moneta bruttina, e soprattutto anche poi i fondi, cioè qui è completamente graffiata, deve essere integra, deve essere perfetta. Questa è una moneta che non ha un valore numismatico. Purtroppo online, come vi dicevo, c'è pieno di piccoli fuffaguru della numismatica che vogliono spacciarvi una bugia per la realtà. La realtà è questa: la maggior parte di queste monete non hanno valore e se ne trovano a chili, chili, chili. Questi sono per l'esattezza 4 kg di monete della Repubblica che si possono trovare all'interno delle case di tutti gli italiani.